As the mayor of Bethlehem, I'd like to explain the effect of the occupation and the wall of separation. Non si perde in parole Victor Batarzeh, sindaco di Bethlehem dal 2005, denuncia senza giri di parole gli effetti dell'occupazione israeliana, in particolare del muro di separazione sull'economia della sua città. I terreni agricoli confiscati, il territorio del comune ridotto a un quinto di pochi anni fa, i disoccupati cresciuti vertiginosamente, impossibile andare a lavorare a Gerusalemme, e sono evidenti gli effetti anche su salute e istruzione. Parole che hanno pesato su tutti noi partecipanti alla missione di pace 2.0. Questo primo giorno di permanenza era iniziato davanti alla chiesa della Natività con la foto ricordo animata dai colori della bandiera arcobaleno, per lasciare subito posto alla realtà raccontata da Batarzeh, che ha aperto le porte del municipio nonostante la domenica. Sindaco cristiano, eletto in una lista vicina da Hamas, difensore della convivenza tra cristiani e musulmani, tra pochi giorni lascerà il posto a una donna. Un evento storico, ma nel segno di una particolare continuità. Betlemme, infatti, con altre 9 città nei territori, deve essere retta da un sindaco cristiano per decreto del presidente palestinese Abu Mazen. Il segno del messaggio di Gesù, spiega il sindaco. La denuncia di Batarzeh è rilanciata da Ray Dolphin, rappresentante dell'ufficio ONU per gli affari umanitari nei territori, con una relazione documentata accolta dal silenzio attento della platea. The division, the separation, which it's partly geographic but also political now with Hamas. La separazione non è solo tra Gaza e West Bank, ma dentro gli stessi territori, spiega Dolphin, frammentati in 1000 piccole enclave dal muro, dagli insediamenti che crescono tutti intorno, dalla presenza delle forze israeliane che controllano il 60% della regione. Una realtà su cui le Nazioni Unite si dichiarano in pratica impotenti. Gli insediamenti sono illegali per tutto il resto del mondo, ma Israele non risponde, dice sconsolato Dolphin. Building settlements and stop expanding settlements, but Israel ignores this, so. Eppure, un piccolo segnale di speranza, la missione di pace 2.0 lo aveva ricevuto dal benvenuto del console generale italiano a Gerusalemme, Giampaolo Cantini. È importante evitare che questa questione, diciamo la questione palestinese e soprattutto diciamo, la soluzione di pace a un conflitto di così vecchia data, cada nell'oblio, perché c'è anche questo rischio e d'altra parte gli eventi dell'ultimo anno e mezzo hanno indirettamente contribuito a questo. E credo che a questa sostanzialmente a questo oblio della questione palestinese corrisponda anche una qualche diciamo, indifferenza reciproca tra i due popoli, o perlomeno mancanza di contatto e di comunicazione, che sicuramente comporta dei rischi importanti. Credo quindi che iniziative come queste possano contribuire veramente a riattivare un dialogo e un confronto anche veramente tra i due popoli e le due società. Per rimuovere l'oblio entriamo nelle case della gente che qui vive, lavora e cerca di crescere. Oggi ad aprirci le porte sono state le famiglie palestinesi di Betlemme. Samia Shahin accoglie i ragazzi del liceo Bertolucci di Parma. Insegnante di liceo, cristiana di famiglia d'origine aramaica, cresce da sola 3 figli giovani, il padre lavora in Kuwait, una piccola casa in un edificio antico, con lei anche l'anziana suocera. Vivo e lavoro qui a Betlemme, spostarsi è diventato impossibile, spiega, ma cerco la normalità per la mia famiglia. Normalità che anche il figlio che si prepara a emigrare in Germania e lo studio della figlia iscritta a ingegneria a Birzeit. Un po' in sofferenza dei limiti imposti alle ragazze della sua età. Noi siamo più avanti dei nostri genitori. All'università condividiamo gusti, idee, anche post su Facebook, ma ammette, per trovare un impiego dovrò andare anche io in Kuwait. Le donne qui non hanno opportunità. Samia aggiunge, è un problema di cultura diffusa. Io come cristiana non ho problemi. Giro senza velo ma evito di scoprirmi troppo. Porto sempre maniche lunghe e cerco di non attirare l'attenzione. Dopo l'intifada qui la comunità musulmana è più intransigente e ne risentiamo tutti. Dopo un pranzo palestinese e un buon caffè alla turca si scambiano indirizzi Facebook e mail. Ci salutiamo. A presto in Palestina o in Italia. Comunque, d'ora in avanti amici.